futuro comunque è iniziato, perché Eraclito diceva che il fiume che è passato prima è diverso da questo, ma per noi il futuro è iniziato leggendo bene il passato è il maestro di vita, è la nostra storia, la storia della Magna Grecia, rappresenta proprio la culla della civiltà occidentale che ha dato all'Europa, che spesso non c'è grata di questa, all'Europa e a tutto il mondo occidentale, gli Stati Uniti. Senza Pitagora l'Empire State Building non ci sarebbe, per cui è proprio in quel momento che si è sviluppata, diciamo, gli aspetti più importanti della cultura. Immaginiamo, dicevo prima, di Pitagora che da sconosciuto si trasferisce in Magna Grecia a Crotone e fonda la scuola pitagorica, dove diventa astronomo, religioso. Lì nasce la scuola della medicina, Ippocrate impara la medicina da Alcmeone, che era un allievo di Pitagora, per cui tutto questo è proprio in quel momento che viene esportato. Lo stesso Platone, che viene dalla Grecia, nel suo viaggio in Italia raccontato nell'Ottocento da un grande scrittore, fonda dopo la scuola, l'Accademia della Politica ad Atene, quindi lascia Atene di Pericle, che era già grande, ritorna dopo aver appreso dalla scuola pitagorica, per esempio, l'equilibrio dei poteri di cui facevamo cenno, che riguarda un aspetto che a noi sembra scontato, era già immagazzinato nella scuola pitagorica, per cui questa ricchezza culturale è stata acquisita gratis, diciamo così, in un termine che non è esattamente quello giusto, da tutto il mondo occidentale, che ha costruito su queste basi, dopo, nelle varie fasi politiche, con dei momenti, diciamo, come il Medioevo, che sono momenti bui, e col Rinascimento, un momento in cui hanno ripreso tutte del mondo classico, immaginate Teresio, Campanella, Giordano Bruno, tutte dall'acquisizione di tutto questo, come sapete, dopo, vengono tradotte dal greco antico, è stato tradotto a quel tempo anche da un famoso cardinale che si chiamava Bressianone, che ha tradotto nel 1400 tutta la cultura greca, è stata potuta studiare, è stata studiata diciamo, chiamiamo oggi, dai rinascimentali fino ai giorni nostri. Quindi l'incontro di oggi non è solo un guardare indietro del passato, ma è come immaginare il futuro con le nuove tecnologie. Noi avremo delle tavole rotonde che parleranno di intelligenza artificiale, quindi come applicarlo all'evoluzione, a un mondo che deve produrre, deve trovare occasioni di nuove opportunità in un'area, che è quella della Magna Grecia, che ha il 52,8% del patrimonio archeologico del paese, e pochi lo sanno, anche i nostri conterranei siciliani, calabresi, de pugliesi, ed è una ricchezza alla quale si possono applicare nuove tecnologie per avere nuove attività di lavoro, ma soprattutto con investimenti appropriati creare proprio dei giacimenti importanti che possono dare uno sviluppo consistente e visibile. Anche perché tra i temi, appunto, i giovani che se ne vanno, e quindi queste nuove opportunità per loro, appunto, sarebbero un motivo per rimanere qui al sud. Assolutamente, il dato inquietante che ha dato lo Svimez di un numero così importante di giovani, 136.000 all'anno, giovani, insomma, 136.000 immigrati, di cui il 60% giovani, gli altri certamente non in età non lavorativa, che vanno a lavorare all'estero, è un dato inquietante, soprattutto perché in cambio noi abbiamo un numero di immigrati non qualificati, povera gente che ha bisogno di vivere più che di lavorare, e quindi noi ci impoveriamo non solo sul piano dei cittadini, degli abitanti, delle operosità, ma anche sul piano delle materie prime, che sono l'intelletto e naturalmente le attività da svolgere.